Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Ciao amici, oggi siamo da Giglio Bagnara, Sestri Ponente. Alle mie spalle vedete una bellissima bicicletta. Per cosa? Perché aspettiamo un grande campione, Francesco Moser, che presenterà il suo libro di memorie, tutta la sua storia, la sua carriera e il suo ottimo vino, che potete vedere e potete acquistare tranquillamente da Giglio Bagnara. Ci vediamo a brevissimo. Ciao! Qui ci è rimasto circa 10 anni fa e lui invece è un grandissimo musicista che fa dei spettacoli di musica. Grandissimo, per il fatto che suoni... cosa di grandissimo. Forza! Suona nel complessino qua, che suona qua. Cosa suoni? Batteria? Io canto e suono la canto. C'è uno. Ragazzi, a Peschiera del Garda, che era Alberto, e anche lui ha cantato, cantava qui, con il 84, e all'albergo e fa delle feste con musica. E una sera siamo stati lì, che c'era Bobby Solo, che ha cantato, sì. Questo è Traminer. Molto buono. Cos'è questo? Questa è la sala spinning. Questa sala è la sala più grande che c'è in questo momento su Ponente Genovese. Cosa vuol dire spinning? Pedala, queste bici hanno un rapporto fisso che ti costringe a pedalare e si va a tempo di musica. Allora c'è l'istruttore che ti conduce nella pedalata e insomma che ti coinvolge, devi provare. Vieni a provare un attimo, facciamo. Ma no, ma dai, tanto. Era por...
Francesco Moser, campione del mondo, non possiamo dire un ex ciclista perché ciclisti si rimane tutta la vita, e siamo davanti a un mito della nostra Italia, davanti a Largo Fausto Coppi, che chiaramente ti ricorderà la tua gioventù probabilmente. Beh, io ero piccolo quando Coppi è morto, e mi ricordo soprattutto che aveva fatto un grande notizia quando è morto, insomma, che l'avevano fatto vedere la televisione, il funerale, tutto. Però le corse, io ero piccolo, non so, anche se c'era mio fratello che correva assieme, certo. Perché dal 55 al 60 praticamente Aldo ha corso nel gruppo assieme a Coppi, e erano certamente altri tempi di questo sport, dove non c'era tutta la tecnologia e forse c'era un po' più di avventura, di poesia intorno a questo. Era tutto ruspante. Oggi, con tutta questa tecnologia che è arrivata, i corridori sono praticamente telecomandati dalle ammiraglie, dai direttori sportivi, e la corsa è cambiata moltissimo. Però un po' di colpa è la tua, inventandoti quelle ruote stranissime che hai usato quando hai battuto il record dell'ora. No, ma il mondo è cambiato. Una volta non avevamo il telefonino, adesso ce l'hanno tutti, per dire una cosa che ha cambiato il modo di vivere, e di conseguenza anche nello sport è cambiato tutto, e i corridori si allenano, si preparano, tutto è programmato, tutto è deciso a tavolino. Ascolta, una domanda, poi ti lascio andare, che tu sei chiaramente impegnato a presentare, non dimentichiamo, il libro di tutta la tua vita, e non dimentichiamo il tuo vino, che ho avuto modo di assaggiarlo ed è buonissimo. Chi è che ti ha fatto più penare degli avversari dei tuoi tempi? Ma certamente Saronni è stato un avversario difficile. Poi io avevo corso anche con Mers, Gimondi, poi con Hinault, con Martens, con Ras, Turau, c'erano in quel periodo lì, se ne erano di corridori. Quello che ti è rimasto più nel cuore, che sei rimasto amico? Diciamo che siamo tutti avversari, però io non lo vedo, qualche volta siamo rimasti abbastanza, anche Saronni adesso, per dire, non c'è più la rivalità, sì, ecco, perché non corriamo più. È finita la rivalità. Ti ringrazio Francesco, un bel applauso al campione del mondo Francesco Moser. Salve. Curioso di impegnare un campione, noi ci vediamo spesso al Giro di Milano. Avete anche i corridori, sì. Ce abbiamo uno vicino che si defila sempre, ma è un campione italiano. Vieni qua, dai. Vieni. Dico noi. Insomma, primo esordiente, quindi primo anno ha vinto subito l'italiano. Io ho fatto qualche ciclo cross anch'io, ma non era la mia specialità. Adesso sta prendendo di nuovo moto. Conoscevo molto bene. Quello che è stato due volte campione del mondo di Tano. Ah, Vito di Tano. Abbiamo vinto con una corsa di ciclocross a coppia, facevamo un giro per uno. Era un ferroviere, giusto? Sì, era un ferroviere. No, ma l'ho visto quello che lui abita vicino a Ostuni, dove ha fatto secondo al mondiale. Sono un ciclista. Ti consegno questa con molto piacere a nome della circoscrizione della nostra società. Grazie. Bravo. Buonasera a tutti, un attimo di silenzio per le presentazioni. Intanto vorrei farvi una domanda a tutti voi: ma cosa cacchio siete arrivati un'ora prima per sentire uno che si è ritirato da 30 anni dalle corse? Ma siamo fuori come dei... siete tutti matti, sì. Alle 5 e mezza c'è scritto da tutte le parti. Io non ho mai visto una cosa del genere, ma manco, vabbè, non dico altro. Peraltro, cioè, mi fa molto piacere, perché io credo che la figura di Francesco Moser sia, io l'ho conosciuto da poco, anche se siamo coscritti, giusto? Siamo nello stesso anno, e ovviamente lo conoscevo, lo adoravo quando per 20 anni ha corso in bicicletta, che è la mia passione, la bicicletta, ci vado ancora adesso, anche se non sembra, e devo dire che una cosa del genere, che un gradimento del genere non l'ho mai visto in vita mia, non l'ho mai visto
da nessuna parte con nessuno, vi dà. Quest'anno la Giglio Bagnara compie 150 anni, a ottobre faremo un grande evento, spero che Francesco possa ritornare, a settembre saranno i 100 anni della nascita di Fausto Coppi, a Sestri Ponente abbiamo un paese di appassionati di ciclismo, grandi appassionati, vi ricordo che Fausto Coppi ha vissuto per un po' di anni, si è sposato nel 1945 con la Bruna Ciampolini, che molti di noi conoscono, e prendeva sempre il caffè da un euro ma anche da Sidea, dove ce n'era sempre anche mio padre che era il medico di Sestri, come molti di voi sanno. Veniva quasi tutti i giorni nel cortile dove adesso c'è Intimissimi, giusto? Che adesso è occupato bene da Romina. Sai che è sponsor del Giro d'Italia? Che è sponsor del Giro d'Italia? Fausto Coppi veniva lì ma non a comprare le Intimissime perché c'era un giardino e veniva a sparare, ovviamente in modo del tutto irregolare, con sparare con mio prozio Diego Bagnara, che molti di voi ricordano, sparavano a piattelli improvvisati, bersagli improvvisati, si sparavano quello che nel giardino proprio che capitava, io sparavo in Colombia. Adesso a questo punto passo alle presentazioni, grazie a tutti di essere venuti, è un grande piacere che siate arrivati così tanti così in anticipo, se mai lo faremo due volte. Volevo solo ricordare che a Sestri il valore di Sestri, perché intanto solo i sestresi hanno preteso dal comune che fosse dedicata una via a Fausto Coppi. Nessuno lo voleva, lo considerava, nessuno lo ricordava più, e Fausto Coppi insieme a Francesco Moser sono i due ciclisti che rimarranno sempre nella storia, quindi questo no come Fausto Coppi, anche Bartali sì, però insomma comunque non facciamo discriminazione, è sicuramente uno dei nomi della storia del ciclismo. Pochissimi a Genova si ricordano che ha vissuto qua a Sestri, che si è sposato qua a Sestri nell'Assunta, che ha frequentato la chiesa. Quindi onore al merito ai sestresi che hanno portato avanti la pratica di intitolare una targa. I nomi erano dei sestresi che hanno... L'associazione ciclistica sestrese, un grande applauso alla sestrese. Sono pochissimi a Genova quelli che si ricordano delle cose di valore. Questo ricordiamoci, il primo male lo distinguono in Benina Marcia Reale, come si diceva. Non abbiamo una piazza da via dedicata a Colombo, abbiamo demolito la casa di Paganini, abbiamo fatto seppellire a Parma e mille esempi del genere. Per fortuna che i sestresi sono diversi. A Sestri c'è tutto, abbiamo una libreria bellissima, abbiamo un'enoteca fantastica. E questo è stato il motivo, grazie a Fausto Coppi, grazie all'Enoteca Squillari, grazie alla libreria Mondadori, che ci hanno permesso di agganciare un mito della nostra Italia, che è Francesco Moser, che anche ha scritto un bellissimo libro e produce del vino fantastico che vi consiglio di comprare. Però adesso interrompo con Francesco perché vorrei leggervi il sottotitolo di questo libro. Il titolo è Osato Vincere, va bene, è una bella cosa, Francesco Moser con Davide Mosca. Il sottotitolo, ho vinto spesso, qualche volta ho perso, non ho mai partecipato. Affanculo la diplomazia, è un titolo meraviglioso, senza fronzoli, senza falsi complimenti. Adesso chi conduce, finito, scusate, ho parlato tanto. Grazie a Mario Bianchi, presidente del nostro municipio, che ha organizzato già un bellissimo cerimonia con la targa per il largo Fausto Coppi e che ha sposato questa iniziativa dal primo secondo, non dal primo minuto.
Maria Grazia Barile, il nostro orgoglio giornalistico della nostra città. E Mauro Nasciuti, che è ingegner Mauro Nasciuti, padrone presidente del Bus Genova, lo dico io, non lo dice lui, ma è così, storico presidente del Bus, l'ha comandato come se fosse in una maniera incredibile, ha percorso tutta la storia dello sport universitario italiano. E speriamo di rendere omaggio a Francesco, passo il microfono a Maria Grazia, e speriamo di rendere omaggio a Francesco per la parte di quello che si merita. Grazie a tutti. Bravissimo, e un applauso a lui, perché nessuno ha pensato a ricordare il centenario della nascita di Fausto Coppi, soltanto Enrico Montolivo, e questa credo sia l'unica iniziativa, l'unico ricordo ufficiale. Enrico, che con la sua passione a 360 gradi ha voluto questo incontro. Intanto ringrazio tutti, benvenuti, c'è un sacco di gente, anche in Sestri, vedo che applaudono anche dall'esterno. Dobbiamo lasciare la parola a Francesco Moser, che è il protagonista. Io l'ho avuto ospite oggi. La bici doveva sparire dalla faccia della terra, perché c'era stata proprio una crisi nel ciclismo negli anni. Proprio da quando è morto Coppi, 63-64, i miei fratelli correvano, e a un certo punto sono rimasti, e erano corridori che, se si guardava i risultati, insomma, avrebbero potuto trovare squadra senza problemi, se lo paragoniamo al ciclismo di oggi. Eppure c'è stato questo periodo dove c'erano pochissime squadre, non era Cordelora, Milano-Sanremo, che domani... Io l'ho fatta, la Milano-Sanremo l'ho fatto 15 anni di professionista e l'ho fatta tutti gli anni. E l'ho vinta una volta sola, però ho fatto secondo nel 75 dietro a Mers, poi ho fatto terzo, quarto, due volte. Mi piazzavo, ma non era una corsa facile, ecco, la Milano-Sanremo. C'è una bella curiosità, intanto un applauso perché Mosè è una piacevolezza ed è piacevole ascoltarlo. Allora, c'è una curiosità divertente, perché poi a volte si scrivono cose e non si verificano, magari c'è anche il gusto di smentirle. Francesco Mosè è troppo signorino per diventare un campione. È un cappellone e indossa i pantaloni a zampa d'elefante. Questo scrisse un giornalista sportivo che si occupa del ciclismo, dicendo che non avrebbe fatto strada. Possiamo dire chi era? Ricorda cos'era? Non lo so, perché non mi ricordo. C'erano i giornalisti che mi criticavano, naturalmente, perché... E veniva voglia di smentirti? Ovviamente, perché Mosè ha scritto che punti molto su questo fattore. Ho cercato di farvi rimangiare le parole. Iniziando a correre tardi, perché un'altra delle caratteristiche, delle curiosità, è che Mosè ha iniziato a correre a 18 anni, quindi sono praticamente 50 anni fa, festeggiamo il cinquantennale dell'inizio delle corse. In agosto avevo vinto la prima gara nel 69, perciò sono 50 anni. 50 anni, allora un applauso ci vuole. Qualcuno non ci credeva, perché così tardi? Perché dicevano no, non ce la fai? No, perché? No, non credevo. Poi lasciamo la parola a Mauro Nasciuti, che è lo sport. Ho cominciato tardi, perché a un certo punto alto, nel 69, ho fatto un bel giro d'Italia, che correva con la GBC, che era una squadra di Milano, aveva corso anche tante Giovanni Battista Castelfranchi. Quando è tornato a casa, che il giro finiva verso il 10-12 giugno, mi ha detto devi provare a correre anche te. Io non avevo mai fatto nessuna gara, andavo qualche volta in bici, ma non è che ero allenato. Allora a un certo punto abbiamo deciso di cominciare a correre. Allora prima di tutto dovevamo fondare la squadra, perché mio Aldo ha cominciato a correre nella squadra di Paludigiovo, che era affiliata per il tamburello, avevano, ma non era come oggi, no? Devo dire grazie. In America ci ricordo che arrivano tutti l'università, i grandi campioni, quindi lo sport universitario è fondamentale. In America
Beh, intanto grazie Enrico, complimenti per l'iniziativa. Partirei da un piccolissimo, potrei parlare di sport universitario, di atletica, no, vorrei parlare di ciclismo, un piccolissimo accenno personale, in quanto io quando sono nato io l'Italia era veramente sportiva, era caratterizzata dai duelli. Coppi Bartali, poi ognuno nel cuore poteva averne uno, poi il più forte era Coppi, però quello che aveva una grandissima popolarità era anche Bartali. Quindi qui a Genova una battutaccia, però non c'era derby perché non c'era ancora la Sampdoria, quindi non avevo problemi di scelta. Poi però un giorno, e io stavo con Bartali, però poi un giorno, la Sampdoria. No, mai, chi è? Però cosa succede? A un certo punto Bartali era un po' più vecchiotto di Coppi e smette. E io, ragazzino, piuttosto che stare con Coppi, decido di stare per Aldo Moser. Perché Aldo, quando Coppi e Bartali ha smesso nel 54, e Aldo è passato professionista alla fine del 54, e lui e Maule alla prima corsa alla Milano-Torino, primo secondo, no? Hanno battuto tutti, hanno fatto un inizio strepitoso perché hanno staccato tutti e sono arrivati loro due a Torino. Aldo e Maule, che è stato un Toretto Maule. E subito aveva detto questo è l'anticoppi perché i bartagliani cercavano le rene di Bartali. Allora dopo una bellissima giornata all'insegna del ciclismo siamo qui al Caffè dei Glicini che ha presentato, preparato e organizzato questo po' di rinfresco a base di quello che potete vedere, il Caffè dei Glicini presso Giglio Bagnara dove si potrà tranquillamente degustare il vino Masovart di Moser e assaggiare tutte queste specialità di verdure e non solo preparate dalla signora e dal suo staff del Caffè dei Glicini presso Giglio Bagnara. Caffè dei Glicini number one, numero uno, non se ne può fare a meno. Ciao. Allora, giornata faticosa, sì, ma molto molto bella, molto proficua. Sì. E comincio già con una battuta cattiva. Tu sai che io rispondo non, cattivo. Io non le lascio passare. Okay. Sei stato l'unico in questa città a ricordarsi dei 100 anni di Fausto Coppi. Ah no, questa non è una battuta cattiva, è una battuta intelligente. Ma non se ne è ricordato nessuno. Nessuno. Siamo una città che dimentica in maniera colpevole le cose importanti e belle che abbiamo. È il più grave difetto che abbiamo noi genovesi, da sempre abbiamo questo difetto. E ricordiamo che non esiste né una strada né una piazza dedicata a Cristoforo Colombo, che non esiste una, ovviamente abbiamo distrutto la casa di Paganini, il palazzo dove è nato il primo doge di Genova, Simon Boccanegra, che forse è il genovese più noto al mondo perché è un'opera, la penultima opera di Verdi, magnifica. La casa è lasciata andare in maniera indecente, la targa l'ha messa nel palazzo sbagliato, basta. Cioè quella non parliamo della targa nel palazzo sbagliato, sì, non la sapevo. Sì. Questa qua è nuova. Una targa vecchia, consunta, comunque. Certo. Poi non parliamo di quello che hanno fatto con Caproni, che l'abbiamo abbandonato, la chitarra di Paganini che l'abbiamo lasciata comprare per 12.000 euro da un collezionista di Valenza Po, la biblioteca personale di Caproni che l'abbiamo lasciata comprare dal comune di Roma quando Caproni la voleva dare al comune di Genova, i manoscritti di De André che l'ha presa l'università da Siena, e così la casa di Luzzati che l'abbiamo demolita, e così c'è una sfilza incredibile, siamo degli imbecilli totali. È una domanda, scusa, basta, ma sono degli imbecilli. È una domanda da uno che arriva dall'altro, sì, mondo, ma come mai a Genova succede così? Non lo so, è un mistero. C'era un detto di prima della guerra, chiaramente, che diceva Tani situ ticino distingui Ubelin da Marcia Reale. Che vuol dire, lo dicevano nei campi da bocce prima della guerra perché parlavano della Marcia Reale, certo. Quindi è chiaro, non è una cosa di oggi. Perché vuol dire non distinguere quando una cosa ha tanto valore e quando una cosa ne ha tanto, invece ne ha tantissimo. Fausto Coppi era un'eccellenza assoluta, pochissimi a Genova sanno che ha vissuto 6 anni, 5 anni. C'è un largo Fausto Coppi. C'è un largo Fausto Coppi, onore al merito alla soprattutto all'Associazione Ciclistica Sestrese, che ha mantenuto vivo questo ricordo.
e poi onore e merito all'ufficio toponomastica del comune che 15 anni fa hanno intitolato una via Fausto Coppi, cittadino onorario genovese. Ricordiamoci che Giuseppe Verdi ha vissuto 42 anni a Genova e non lo sa nessuno. Giuseppe Verdi è il numero uno, l'opera lirica, che è l'unica cosa veramente italiana, il numero uno al mondo, nessuno ne sa niente. Quando ha fatto 100 anni, il Verdi nostro di Sestri, perché poi Sestri è il centro del mondo, il Verdi di Sestri, è stato inaugurato il teatro nel 1901, è stato chiamato Verdi perché era morto Verdi da due mesi. Quindi noi siamo molto legati a questo. Il problema è che quando Verdi nel 2001 è morto, 100 anni dalla morte, il sindaco Giuliani a New York, dove io ero in quel momento, ha rappresentato tutte le opere di Verdi. A Calofelice una, minore. Basta. Però no, non dimentichiamo, ultimi ma non ultimi, basta. Non ci dimentichiamo Vittorio Gassman che è nato a Genova, e Nino Ferrer che è nato a Genova. Certo, più tutti, insomma, vabbè, comunque non parliamo di Moser, Francesco Moser. Francesco Moser è una persona incredibile, amato dal popolo italiano. Quello che non appare sui giornali, sulle televisioni, che non viene considerato, basta vedere oggi. Io non ho mai visto in vita mia, 40 minuti prima dell'ingresso, 100 persone che erano già, che li aspettavano 40 minuti prima, ma neanche per il Papa si sono mosse così. Poi c'è lì, quando è venuto il Papa alla fiera, 40 minuti prima non c'era nessuno. Quello che dici col Papa che magari qualcuno sarà. Chi se ne frega. Quel bel episodio che è successo. Ho fatto chierichetto per 10 anni, quindi posso dire quello che voglio. Quel simpatico episodio che è successo velocemente nel parcheggio, questo qui è da raccontare. Nel parcheggio? Il primario sì, Gaslini. Sì, prima, io avevo fatto posteggiare la macchina di Moser, che è una macchina molto lunga, una Cayenne, insomma, va bene, e trasbordava 30 centimetri, ma va benissimo. Mi sembrava lui che è molto preciso, molto esatto, e ha detto: ma dico, guarda, la metto lì. In quel momento una macchina si infila nel posteggio dove voleva andare lui, però non si era ancora mosso, quindi e io dico: scusi, che vorremmo mettere quello lì, non mi hanno anche guardato. Poi ha guardato: ma è Moser quello? Allora scatta fuori dal parcheggio e dice: gli do anche tre posti, anche quello del Gaslini gli do. Un uomo di 60 anni che fa primario, vice primario a Gaslini, questo per dire la popolarità. Sì, la popolarità, l'amore vero, diretto, no? Perché non è una cosa. Ha smesso di correre 30 anni fa sto uomo qua. Pure la gente se lo ricorda ancora. E lo ama come ieri. Un uomo straordinario, grazie Enrico, Carlo. Grazie. Enrico Montolivo, numero 1. Grazie. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I